Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, stasera andiamo a commentare la partita di oggi, quindi Pisa-Frosinone terminata all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconitani, 0-0. Noi ragazzi col Frosinone non ci si leva le gambe, nel senso, più di un pareggio non si riesce ad andare. Io mi auguravo veramente di riuscire a vincere, ma c'è stato niente da fare. D'Angelo è sceso con me, ha messo in campo una formazione, diciamo così, secondo me, a parte inedita, perché ha giocato con un 4-3-2-1 ed è stato, diciamo così, diciamo, non lo so, forse la paura di perdere, comunque è stato conservativo, e quindi e lo stesso discorso vale anche con Nesta, per il Frosinone, quindi anche Nesta ha messo in campo un 4-3-2-1 con la punta Novakovic, poi Rodien e Tribuzzi. Noi invece siamo andati in campo con Marconi, Soldi, Massiga. Poi andremo a vedere. Comunque il Pisa quindi scende in campo con questo inedito 4-3-2-1 e che dire, grandi emozioni nel primo tempo non ce ne sono state né da una parte né da un'altra. Sì, bel gioco, diciamo così, a centrocampo per entrambe le formazioni, ma alla fine, diciamo così, come conclusioni, niente, né da una parte né dall'altra. Quindi le formazioni scendono negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa, nei primi minuti, poco e niente, insomma. Al 52esimo Marconi di poco fuori e al 53esimo Belindelli, ma para batti. E poi c'è stato il balzo delle sostituzioni, diciamo così, per noi entra Martino, Vido, Palombi, Barnier, Mari. Ecco, al momento dell'ingresso di Vido si vede che cambia la formazione. Cambia la formazione e ha una spinta in più e quindi si riesce ad essere, secondo me, un po' più propositivi. Anche grazie all'ingresso di Mari. Quindi diciamo così che secondo me Vido e Mari, diciamo, nel secondo tempo hanno diciamo hanno dato la spinta. Una spinta in più, una marcia in più al Pisa che prima non aveva. Mastino è entrato, ma deve prendere secondo me ancora le misure, perché si è visto poco, per quel poco che si è visto, insomma. Così e così, diciamo. E niente, le due occasioni veramente da rete mi sono state al 67esimo per quanto riguarda il Frosinone. Novakovic cicca clamorosamente, bene per noi, e quindi la palla va fuori. Poi ancora l'americano del Wisconsin al 76esimo ci prova McGorry con una strepitosa parata, dice no e quindi fa il miracolo e salva il risultato. Dalla parte opposta, quindi dalla parte nostra, all'88esimo Bardi fa il miracolo su Mari, quindi diciamo così che i portieri alla fine hanno fatto la differenza sia da una parte che dall'altra. Io direi che dopo la parata di Bardi su Mari la partita si può dire conclusa, abbiamo abbassato le saracinesche. E niente, io dico Siega non mi è piaciuto per niente, Sodimo così e così, alla fine poi Lisi era purtroppo squalificato, lo sapete, belli out, vabbè. E che dire più, portiere livornese Bardi, e per chi non lo sapesse, microfoni da zona, ha detto che lui voleva vincere, e vabbè, siamo sempre alle solite, livornesi non si smentiscono mai, e che dobbiamo fare, è così, lui voleva vincere, lui. Allora, va bene, va, ho messo il cielo alla Madonna oggi. Vabbè, di Montenegro.
Che dire più? Io, diciamo così, per questo video, per questo commento, a finire qua, perché insomma alla fine non riusciamo a strappare una vittoria al Frosinone. L'anno scorso ci è costato i playout. L'anno scorso ci sono costati i playoff, scusate. E va bene così, che dobbiamo fare? Si vede che Frosinone per noi è X, sia all'andata che al ritorno. Comunque abbiamo azzeccato, diciamo così, il pronostico che era stato fatto, sia andate a vedere la live che abbiamo fatto col Marucci, sia io che Lorenzo che Matteo abbiamo detto X, e X è stato, c'è niente da fare, non si smentisce. Non si smentisce, è così e basta. Quando dici che è così, è così. Comunque sia, va bene per noi, perché insomma abbiamo preso il punto, andiamo a dare un'occhiata, diciamo così, alla classifica. E siamo a 27, Frosinone è andata a 28. Comunque per noi va bene così, ragazzi. Lo ripeto e lo ribadisco. Voi lo sapete cosa ne pensa di Nesta, quindi inutile ribadire il concetto, peccato era per Nesta, ma va bene così. Allora ragazzi, se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.